Terribile incidente stradale la sera di Santo Stefano in Umbria. Due giovani morti e una donna di 48 rimasta ferita. E questo è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto alle porte di Spoleto lungo la via Flaminia. A perdere la vita all'ospedale di Terni è stato il conducente di 21 anni, Francesco Tridenti di Sirolo, in provincia di Ancona, ed il ventenne Davide Vitale, originario di Lucera, in provincia di Foggia, che viaggiava assieme all'amico sul sedile davanti. I due erano a bordo di una Mini Cooper diretti a Roma, dove avrebbero dovuto frequentare uno stage di cucina. Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, il 21enne marchigiano ha perso il controllo della berlina. L'auto si è intraversata nella carreggiata ed è finita nella corsia opposta, mentre dal lato opposto sopraggiungeva una Fiat 500 con a bordo un uomo e una donna di 48 anni, entrambi di Assisi. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo. Per estrarre i corpi, i vigili del fuoco hanno lavorato per più di un'ora. La strada Flaminia è rimasta chiusa per alcune ore.